lasciato un ricordo indelebile nel cuore di tutti. Faceva il suo lavoro con grande passione. Era una persona straordinaria, ci ha trasmesso la sua forza e la sua energia. Così lo ricordano i suoi colleghi di lavoro. Ha preso il via ieri sera all'MM Lounge Ristorante di Torre del Greco, la giostra dello chef, 6 appuntamenti enogastronomici a scopo benefico, in memoria dello chef torrese Vittorio Gambardella, prematuramente scomparso a settembre 2022 a soli 44 anni. È partita questa sera l'MM Lounge, la giostra dello chef, 6 appuntamenti enogastronomici a scopo benefico e in memoria dello chef torrese Vittorio Gambardella. Questo nostro progetto vuole essere un ricordo di un grande amico, quindi l'idea era di portare avanti la memoria, il progetto che lui ha iniziato un po' di tempo fa, e quindi abbiamo deciso con l'aiuto di chef importanti di fare 6 serate in memoria di Vittorio. Siccome qui di fianco a noi c'è un parco di giostre che volevamo ristrutturare, abbiamo pensato che con il ricavato di queste serate faremo in modo di ristrutturare quest'area e dare appunto a una giostra il nome di Vittorio Gambardella. Il tuo ricordo di Vittorio come amico e come chef? Io ricordo quando guardavamo il mare e progettavamo insieme il futuro di questo locale, quindi per me ancora oggi è un ricordo molto attivo e il nostro obiettivo sarà quello di portarlo avanti per sempre, quindi è uno chef che ci ha dato tanto, lo ricorderemo, e appunto la cosa bella è la solidarietà dei colleghi, che con questa serata, che sarà una di 6 serate come dicevamo, avremo la possibilità di ricordarlo insieme e di fare in modo che comunque la vita continui con lui. C'è adesso nel tuo locale chi segue le sue orme? Abbiamo il nostro chef residence che è Andrea, che era il suo secondo, che appunto abbiamo deciso con lui di portare avanti il progetto iniziato con Vittorio. Abbiamo ospite della serata Carannante, lo chef stellato Angelo Carannante, appunto, che è il primo di questi 6 chef che appunto staranno insieme per queste differenti serate che si divideranno fra gennaio, febbraio e marzo. Emozionato ed orgoglioso il papà di Vittorio, Vincenzo Gambardella. Se sono qui questa sera ho trovato la forza di venire in questo locale che Vittorio ci teneva tanto, e proprio per ringraziare tutto lo staff dell'MM e in modo particolare Giorgio, il proprietario, e Salvatore Bianco, lo chef stellato. Come nasce la passione di Vittorio per questo lavoro? Si iscrisse alla ragioneria, poi mi disse papà, ma io non voglio andare, e niente, cambiò percorso scolastico, nonostante mio fratello che era chef gli disse guarda, è un lavoro duro che ti porta via tanto, soprattutto gli affetti familiari e anche quelli sentimentali, però lui niente. Lui lo faceva con grande passione. Grande passione, perché è un po' come me, quando facciamo una cosa ci mettiamo il cuore. Stasera per lei è una grande emozione? È un mix tra emozione e diciamo così, però anche orgoglio, perché se adesso si ricordano ancora di Vittorio vuol dire che comunque ha lasciato un segno. Il ricavato sarà devoluto per ripristinare una giostra. In questo mondo in cui regna l'ingratitudine, loro si sono ricordati di Vittorio e magari sembrerà una cosa banale, piccola, però per me ha un grande valore. La prima serata ha visto all'opera lo chef Andrea Vitillo e lo chef stellato Angelo Carannante. Di Vittorio ci manca tutto. Noi facciamo questa serata in sua memoria e cercheremo di ricordarlo per la persona che era, con sempre il suo sorriso e la forza che trasmetteva a tutti, la vita che aveva, l'energia che ci metteva nel lavoro, nella vita in generale. Angelo Carannante, chef stellato, stasera a Torre del Greco all'MM Lounge Restaurant per questa iniziativa La Giostra dello Chef a scopo benefico e in memoria di Vittorio Gambardella. Una cena speciale, un menù speciale, che cosa avete preparato? Un risotto con zucca, vongole e senape. Subito dopo trancio di ricciola con una maionese alla brace e una misticanza di verdurine crude. E poi un dolce un po' atipico. Io l'ho chiamato ricordo di un viaggio in Brasile, che è veramente un ricordo di un viaggio in Brasile, quindi cocco, cachaça, che è questo liquore tipico brasiliano, e lime. Come si diventa chef stellati? Ma con tanto sacrificio e soprattutto continuità e nulla, studio,
questi sono i segreti. Poi ripeto, sicuramente ci vuole chi investe per te, chi ti aiuta, ma sacrificio e tanto lavoro. Un evento patrocinato dal Comune di Torre del Greco. Presente alla serata anche il sindaco Giovanni Palomba. Il Comune è sempre vicino a queste belle iniziative, abbiamo dato il patrocinio, che è giusto darlo per far apprezzare i nostri chef e la nostra ristorazione anche fuori da Torre del Greco.